Siamo a New York, ormai avete capito che è un format sul canale provare nelle varie città cibi sotto i 5 euro, in questo caso 5 dollari. Sicuramente no come il bicchiere d'acqua frizzante che ho appena preso, 4 dollari. Come al solito, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Noi iniziamo perché c'è un mangia mangia che sto morendo. Ma prima di passare a mangiare il cibo sotto i 5 dollari in questo video, mi interessa sapere un modo per avere 25 euro di bonus. Anzi, invitando i vostri amici, ottenere un bonus fino a 250 euro. Lo so che vi interessa, anche perché è un anno che me lo chiedete. Ed è proprio grazie allo sponsor di oggi, come la conoscete, è Buddy Bank. Grazie all'iniziativa Run Buddy Run, si è attivato un conto corrente Buddy Bank per la prima volta dal 15 di luglio al 4 di agosto e dopo aver attivato il conto e aver fatto almeno 10 euro di transazioni sulla vostra carta di debito Buddy Bank, vi verrà accreditati 25 euro bonus. Super semplice e lineare, ma non è finito qui, perché poi vi verrà dato un codice di invito vostro e potete invitare fino a 10 amici e potete ottenere fino a 250 euro di bonus. Cosa importante, perché se non me lo chiedete in direct, per ottenere il codice di invito vostro devono esserci almeno 25 euro sul conto. Ma non vi preoccupate, è tutto più semplice di quello che immaginate, sta tutto nel link in descrizione e ricordatevi il codice FOIS quando attivate il conto. A New York troverete veramente tanti di questi chioschetti, ma in maniera totalmente sincera l'abbiamo provato e a me personalmente non mi piacciono, ed ecco perché lo stiamo per provare. Voglio troppo provare quel brezel lì. In questo video noi cammineremo per la città e vedremo cosa mangiare insieme col brezel. Però ma tanto sale, tanto? Dai un morso qua. Madonna, acqua 4 dollari? Spolveriamo dal sale. Senza sale è veramente buono. Il prossimo posto dove vi porto lo conoscete tutti, è il 7-Eleven. Ora, se voi chiedete a un americano, a un newyorkese medio, non ti dirà vai a mangiare qualcosa, vai a prendere il caffè da 7-Eleven. Però noi siamo italiani e il nostro tenore di vita è molto più basso di quello americano. Per esempio, non possiamo permetterci tutte le mattine andare da Starbucks o un altro coffee a spendere 7 dollari per un caffè. 7-Eleven è un giusto compromesso. Certo, non è la cosa più pulita del mondo dentro, ma comunque per noi è economico. Io sinceramente, sia a Los Angeles sia a New York, ci campo tutte le mattine col caffè. E se poi faccio vedere, 7-Eleven, oltre ad avere tantissime tipologie di caffè, anche cioccolata calda, caramello, tutte le varie cose, cibi preconfezionati come la Starbucks, però economici. Poi fanno cibo pronto ogni giorno: pollo fritto, pollo piccante, le empanadas. Vedete la pizza con dollaro, che è la peggiore di New York, senza dubbio. Comunque faccio vedere. Allora, io di solito prendo un caffè medio e ve lo riempite con tutto quello che volete. Per esempio, faccio vedere la mia combo, quella che io riesco a bere, perché è difficile bere caffè americano. Double espresso, metto un po' di caffè americano per renderlo bevibile, e così io bevendo l'amaro è molto difficile. Vai con hot chocolate. 2,29, ho il mio caffè bevibile. Vedo qui stanno questi specie di, sono dog, sono involtini con varie cose dentro. Uno costa $1,79, due 2,79. Prendiamo due, easy. Taco di cheese, steak and cheese. Senza la tua Coca Zero avrei speso 5 dollari precisi. Allora, io provo questo, tu provo. Sembra buono. Molto buono. Tuo. Non è per il gusto. No, è buono. Buono. È fritto. Poi di carne dentro. Pensavo molto peggio. Molto junk. Molto junk. Più o meno tutto quello che mangeremo sotto i 5 dollari a New York è junk food, eh? Comunque, a differenza di Los Angeles, che per spostarci dovevamo utilizzare Uber, qui utilizziamo molto City Bike, che è letteralmente a ogni angolo una fila di biciclette. E per parcheggiarla ci sono posti ovunque in tutta New York e sono super comode. Se ti fai l'abbonamento non paghi niente, ogni viaggio sarà un dollaro e mezzo. Ti fai mezz'ora, 40 minuti di pedalata con un dollaro. Ora, non vi dico che è come Amsterdam, ma New York è proprio una città per le biciclette. Quasi ogni via ha la sua corsia per le biciclette, quindi è molto comodo anche spostarsi. In questo caso ci stiamo spostando con la metropolitana, che è super comoda, c'è ovunque, ti porta dappertutto e costa $2,70. Però non mi ricordo, dopo che passi 11 12 volte la stessa carta, diventa un abbonamento settimanale in automatico, quindi non paghi più le corse extra durante quella settimana. Ovviamente in America, per non sbagliare mai, sempre Buddy Bank, perché tantissime altre carte non vanno, ti dà transazione negata. Questa è quella che non mi sbaglia mai. No, figata, voglio farlo. Sarà meno di 5 euro. 5 dollari. Dai, vai. Niente, è come avere un bambino, è come avere un figlio. Vai, vai, lì, lì, corri, corri. Corri, 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 corri. Ciao! Ciao Frank! Allora, andiamo a mangiare così
non devo condividere nulla. Abbandonatissimo, ancora non devo stare. Ma guardate completamente a caso, correndo via da Frank, dove sono arrivato. Sulla Sesta c'è un'enorme fiera del food. Qui ci divertiamo, ragazzi. Solamente qui è molto difficile mangiare con meno di $5. Sono convinto che non mangerò nulla. E dopo 20 minuti, eccolo lì. Questo lo chiameremo The Frank Prank. Mi hai fatto bagnare le scarpe nuove. Allora, come prima cosa vedo che qui ci sono delle empanadas a $4. Diciamo che una pannocchia a $4 mi sembra un po' too much. Altre empanadas. Cos'è quel coso? What is this? This cold bread polenta with cheese, cold bread with mozzarella. How much for one? $7. $7 is too much for me. I can... You are in New York City, look, Lura. No. Just... Where are you from? Italy. I can eat just less $5. The Italy guy have money. Ooh, not me for sure. C'ho st'impressione che durante tutta sta fiera non troveremo niente da mangiare. Costa tutto troppo. Cacchio, se è lunga sta fiera comunque. Cioè, c'è un corn dog? The corn dog, how much is? $5. One of these. $5 precisi, pure costoso. Ovviamente senape e ketchup. Comunque, se ci pensi, è un wurstel con pastella fritto a $5. È super costoso. Ma buonissimo. È veramente fucking buono. Questa è una delle cose più buone di New York. Contro ogni cosa salutare che abbiamo mangiato in vita mia, è veramente troppo buono. Comunque, mi sa che la fiera del food qui non è la risposta giusta a questo format. Passiamo altrove. E ora la grande impresa: trovare qualcosa a meno di $5 a Times Square. E poi c'è il giro in bici a $5 al minuto. Questa è Mia's Bakery, un posto molto famoso per un botto di roba, donuts, torte. Vediamo un po' cosa c'è. Cupcake 3,75 è onesto, mentre il cookie $4 forse è un po' too much. Vediamo se vale la pena per $4. You know, io del burro, mettiamo troppo buono. Non è un biscotto proteico, ma è buono, ammettilo. E ora, famosissimo, cupcake red velvet. Questa è proprio New Yorkese, ragazzi. Vai. È scemo. Oh. Abbiamo incantato. Vediamo se è buono, perché ne ho parlato di tanti l'ultima volta che sono stato qua. Oh. Una cosa devo dire, i dolci in America come si sanno fare? Perché prendi una donut, prendi un biscotto, prendi un cupcake, è tutto burro. Questo è un insieme di burro e sono già 2000 calorie per centimetro quadro. Piazza a cazzo è buono. Però noi non siamo qui a giudicare le calorie, non siamo qui a giudicare quanto colesterolo avremo a fine video. Meno $5, buono, sì, quindi possiamo andare avanti. E intanto, per non sapere leggere né scrive, Krispy Kreme. E che finalmente mangerai, perché sono i miei donuts preferiti in America. Anzi, aspetta, la catena di donuts, perché tecnicamente ce n'è uno non molto lontano qua che fa dei donuts artigianali che sono tipo $8 l'uno, ma so 20 volte più buoni. Però noi dobbiamo mangiare con sotto $5, quindi ci accontentiamo. Comunque, anche per quanto riguarda i contanti qui in America, io li ritiro dagli ATM tramite la carta di Buddybank. Anche perché ti abbassa tantissimo le commissioni, perché sennò veramente con un'altra carta paghi tante 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 commissioni. Quindi anche su questo il conto Buddybank è molto comodo. Comunque, 3 per $7, prendiamo quella là. Ovviamente più ne prendi qui, meno paghi. Alla fine dobbiamo pagare circa 2,50 l'una, non così tanto. Questa è la classica, l'original glazed, guardate, tutto zucchero sopra. Può somigliare sotto qualche punto di vista una graffa. Addirittura. Cioè è molto diverso. Ma può essere, puoi dire che è quella del McDonald's, no? Ci assomiglia. È molto più buona quella del McDonald's, sto scherzando. È più buona di quella del McDonald's? Questa. Assaggia. Cioè tu hai paragonato Krispy Kreme al Mac. Mi ha stupito. Sciacquati la bocca. Sciacquati la bocca quando parli male di Krispy Kreme. Mi ha stupito. E qua, sì. Oh, ma... Ma non fermo. Vai, papà, mangia. Abbiamo una delle mie preferite. Questa qui è quella ripiena. Molto più burrosa, molto più pesante. Forse la originale è più buona. Ah. Ma molto più buona, anzi. Proviamo l'ultima, quella con l'Oreo. È una delle loro ciambelle di punta. Dopo studiaggio in America si fa un'analisi del sangue, così è anch'io. Questo è l'Oreo, è veramente tanto calorica, ma veramente tanto buona, fa paura. E ora che si mangia? E il prossimo, nonché uno dei più famosi,
è Two Bros Pizza. Lo sapete che a New York c'è una cultura gigantesca per quanto riguarda le fette di pizza a un dollaro, anche se negli ultimi anni hanno un po' aumentato i prezzi, ma Two Bros è una delle più famose, nonché dicono una delle più buone, ma io l'ho mangiata 3 anni fa e non mi ricordo se era buona oppure no. Che fa molto ridere, quella con la mozzarella è un dollaro, un'altra fetta a caso, questa più siciliana, 6 dollari, cioè 5 euro di ingredienti sopra. Direi che come ultimo cibo non potevamo chiedere di meglio, ma l'impasto, sì che sembra molto super morbido, non lievitato proprio per niente. Ah, guarda l'impasto, mi sembra una focaccia a me, cioè se posso dire la sincera verità. È comunque una New York pizza, quindi è diversa, ma ne abbiamo provate molte altre questi giorni che sembravano alla vista più buona, ma vediamo questa, va. L'impasto rimarrà sullo stomaco per 2 settimane, non è per niente lievitato, però la mozzarella, il pomodoro, è comunque una pizza, cioè la legge può essere un impasto sbagliato, una mozzarella un pochetto più acida, il pomodoro troppo dolce, però la pizza è una combo talmente tanto facile, talmente tanto perfetta, che non esiste una pizza non buona. Cioè ne ho assaggiate veramente poche di pizze che mi hanno fatto dire che schifo, e questa sicuramente non fa schifo, anzi. Voto. È un bel 7 su 10. E direi che con questo ultimo dollaro speso abbiamo finito anche questo video dei 5 dollari a New York. Ci sta la roba a New York. Va trovata, ma sicuramente non è dietetica. Su questo l'abbiamo capito. Fatemi sapere la prossima città dove volete che io mangi sotto i 5 euro, 5 dollari, 5 sterline, 5 yen. È un po' impossibile, mi sa, sotto 5 yen. E vi ricordo che se passate il link qua sotto in descrizione di Buddy Bank potete arrivare ad avere un bonus fino a 250 euro invitando i vostri amici. È super semplice e super smart, non ci vuole nulla. È quasi semplice quanto cliccare il tasto iscriviti in questo momento. Perché se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e lascia un bel like. Per un'altra? Un'altra.